bruciapelo. Allora, secondo il volume dell'audio, perché vi sento un po' lontani. Ok. Allora, che dirvi, che dirvi? Io sono un cantautore e produco musica di vari generi. Ho cominciato questo percorso, diciamo, da piccolo, da piccolissimo, inizialmente innamorandomi di grandi gruppi, insomma, della storia della musica, come possono essere Beatles, U2, poi i grandi Oasis, insomma, tutto quel filone lì, insomma, di musica Britpop che viene anche un po' dall'Irlanda, anche un po' dall'America. Quindi diciamo che il primo approccio sicuramente è stato legato moltissimo alla musica in inglese. E poi col tempo ho avuto anche modo di sperimentare con l'italiano. Poi ecco, ho fatto Universi Alternativi, appunto, che è stato l'unico album che finora ho fatto in lingua italiana. E poi, che dirvi, ho sperimentato moltissimo, cioè, ho suonato anche moltissimo, sono stato in giro, insomma, anche per il mondo, ho avuto un'esperienza negli States, ho suonato. Come scusa? No, dicevo, sei anche musicista. Sì, certo, sì. Sono Noi ti cantante, vediamo e ti musicista. sentiamo Senti un po' un po' frammenti. male, a frammenti, molto probabilmente non hai una connessione tanto forte. È possibile? Non saprei, nel senso, boh, può darsi che forse il momento, non lo so, comunque proviamo Sì, ad un po' andare avanti. aria. Vi sento abbastanza bene, il volume è soltanto un po' basso, però vi sento bene. Ok. Allora, dicevi appunto, hai girato tutto il mondo con la tua musica, sei musicista, sei cantautore, stai insomma facendo dei lavori importanti e no, niente, a noi fa molto piacere conoscerti e averti in diretta con noi, qui a intervista con l'artista. Come sai, noi ci occupiamo di dare spazio agli autori e a chi merita, insomma, semplicemente questa è la nostra motivazione. E vorrei vedere anche e ascoltare soprattutto un po' di lavori che tu fai, no? Qualche brano tuo, anche insomma, qualche brano di Eliano, vediamo cosa abbiamo Eliamo. preparato. Eliamo, Eliamo. sì. Eliamo Mille, 53. vai, andiamo con quello. Ok. Vediamo se col video si sente meglio, perché la connessione non è. Sera un po'. Sunny day on a different day. Here's the world, it's not a dream. The dreams begin right here. It will take too much time to tell you this story. It will take too much voice that I can't. Walking through all the streets down there, it's hard to live as a righteous man. It will take too much time to tell you this story. Born in an old seaside town, you went away, but now you're here again, keeping your eyes on the stars, telescopes and flashes in the sky. It will take too much time to tell you this story. Take too much voice that I can't. And every time I broke your heart, child, I felt the blame of being made this way. It will take too much time to help you understand why. Kissing your lips.
it's hard to live as a righteous man. You will take too much time to tell you my story. Oh no, you will take a long time for this wounds to heal. You will take a lot of rain to quench my thirst. And every time I broke your heart, child, I felt the blame of being made this way. You will take a long time to understand why. Ospite con noi, allora Rudy vieni un po' più verso di me. Eliamo, detto bene? Eliamo. Allora facciamo una cosa, Stefano. Stefano. Allora vai. Ascolta, Eliamo con l'accento. Mm-hmm. Allora ti leggo io un po' della tua biografia perché non è una buona connessione, si sente un po' a scatti, ok? Quindi ti leggo un attimino. Allora, Stefano Eliamo, cantautore e produttore musicale italiano, nasce ad Augusta, Siracusa, nel 1983. Già in tenera età si interessa di musica e si lascia influenzare principalmente dalle sonorità rock pop britanniche, irlandese e americane. Forma già le sue prime band durante il periodo scolastico, cominciando a suonare dal vivo da molto piccolo. Ma avviene tra le strade di Trastevere a Roma, città dove Stefano si trasferisce per proseguire i suoi studi universitari, che completerà 5 anni dopo laureandosi a pieni voti in laurea magistrale in scienze della comunicazione e produzione culturale. Durante quel periodo Stefano studia di giorno e scrive le sue canzoni di notte, mentre si fa strada tra i locali di Roma sia come coverista che come cantautore. Dopo la sua tappa a Roma, Stefano vola negli Stati Uniti per approfondire il suo inglese e testare e lasciarsi ispirare dalla musica americana. A Miami Beach subisce l'influenza della musica elettronica e comincia la produzione del suo primo album, mentre nel frattempo riesce a proporsi come intrattenitore musicale nei locali. Al suo ritorno in Italia fa tappa a Milano, dove vivrà per 3 anni, alla fine dei quali tornerà nella sua terra natia, la Sicilia, dove tutto opera e produce è la sua musica. Nel corso del tempo Stefano ha avuto modo di suonare dal vivo in molte città, tra cui Londra, Dublino, Berlino, Siviglia, Marbella, Miami, Roma e Milano, e le sue esperienze internazionali lo hanno portato molto spesso ad approcciarsi alla lingua inglese. Infatti, la sua discografia è composta sia da brani in italiano che in lingua britannica. Dal vivo, Stefano non vuole rinunciare anche all'aspetto coveristico, perché tiene molto a far conoscere al suo pubblico anche le sue radici musicali e i grandi artisti che lo hanno influenzato nel tempo. Nel 2021 firma un contratto discografico con l'etichetta indipendente Sorridi Music, che attualmente distribuisce e promuove la sua musica. Dopo la pubblicazione di Black Rose, il suo ultimo lavoro in studio, Stefano è tornato a lavorare su altro materiale che prelude sinceramente ad altre future pubblicazioni. E poi c'è tutta la sua discografia. E insomma, così abbiamo capito un po' meglio di chi stiamo parlando e di quello che è il tuo passato musicale. Noi ci facciamo un grande applauso. Allora, grazie. Poi sappiamo che hai anche quest'altra, insomma, collaborazione con le edizioni, per cui insomma loro mi hanno dato il tuo numero, dico la verità, per contattarti. Sì, certo. Se le vogliamo, insomma, se vuoi dire qualcosa. Sì, no, sicuramente per me inizia adesso un percorso diverso, nel senso che finora io sono stato assolutamente indipendente, quindi nel senso che ho sempre pubblicato la mia musica per fatti miei, sebbene ho avuto molto tanto tempo di avere approcci con etichette discografiche che, con le quali era possibile, sarebbe stato possibile avviare delle collaborazioni, però se devo essere sincero non mi hanno mai convinto più di tanto.
non, il mercato discografico di oggi è veramente particolare, quindi diciamo che ho sempre fatto delle scelte diverse. E invece, ecco, con questo team, appunto formato da Massimiliano Galantucci di Magilla e anche Gio Conti della Sorridi, devo dire che insomma stiamo cercando di, ecco, abbiamo trovato, stiamo cercando quantomeno, ecco, di trovare una sintonia, e sembra che siamo sulla buona strada, perché mi sono sentito più che altro di fare in modo che queste canzoni che ho scritto finora, che sono veramente tante, perché in realtà adesso sono quasi quattro album, ecco, volevo semplicemente farle girare, farle lavorare, farle conoscere il più possibile. Quindi ho detto: mi affido, ecco, a chi sicuramente ne sa più di me di quello che è la distribuzione, perché io sono uno scrittore, nel senso che sto dietro a uno strumento, e la mia. Cioè, non è il mio lavoro quello, ecco, di approcciarmi al marketing della musica, nel senso che il mio lavoro finisce nel momento in cui io ho fatto la mia piccola opera, diciamo. Dopodiché, una volta che l'opera è fatta, ecco, non ho più, ecco, le qualità per poter gestire, ecco, tutto quello che invece ci sta dopo, cioè quando la musica entra nel mercato. E lì ci vogliono sicuramente delle persone che fanno quel lavoro lì. Ho capito. Allora, intanto stiamo vedendo anche. Stiamo vedendo anche gli amici che ci stanno salutando. Allora, ciao a tutti, ciao, Ciao a benvenuti, tutti. bentrovati. Allora, purtroppo non abbiamo una buona connessione, perché non ti sentiamo bene qui dallo studio. Comunque, ascolta, noi facciamo una bella cosa. Adesso vogliamo ascoltare, Rudy, un altro brano bellissimo. Insomma, io li ho già ascoltati prima, sono tutti brani veramente stupendi. Insomma, ascoltiamo e stiamo attenti anche soprattutto a quello che è la musica. Soprattutto a chi scrive, chi canta e chi veramente studia per questo. Andiamo con l'altro brano. Exit. Sì. On the phone, and I know exactly what it is just the same old feel. I feel like I want to.
avete sentito, cari amici, che i veri artisti, bravo, comunque, facciamo un bel applauso. Complimenti. Allora, i veri artisti, come dico sempre, non è solo quelli che ci vogliono proporre, ci vogliono far ascoltare per forza nelle radio, nelle televisioni. I veri artisti e i bravi artisti ci sono. È giusto che trasmissioni sia web sia televisive diano possibilità e spazio a farsi conoscere, a far sentire veramente chi merita, chi merita, e che fa le cose fatte bene e chiare, e per la musica, diciamo le cose come stanno, i veri artisti, non i lavori fatti a tavolino tanto, no, magari fare il target della televisione, ecco, che ha preso il monopolio della musica, infatti, perché purtroppo da anni diciamo che la televisione fa da padrona nei confronti, diciamo, della musica, dettando legge, insomma. È vero. Cioè, diciamo che è cambiato completamente il paradigma del mercato musicale. Almeno io vengo sono cresciuto a cavallo degli anni 80, anni 90, dove il mercato discografico era completamente un'altra faccenda. Cioè, ancora c'era la leggenda. Grazie. C'era la leggenda, insomma, del produttore musicale che, per esempio, entrava nel locale mentre tu stavi suonando e ti notava, eccetera. Adesso tutto questo è sparito, perché, come hai detto prima tu, è cambiato completamente tutto, e quindi col bisogno della vista, magari. Come? Certo. Sì, no, dico, è cambiato completamente tutto, quindi stiamo vivendo un'epoca completamente diversa. Spesso siamo arrivati anche impreparati a questo scenario qui, perché alla fine diciamo che il fattore X, quello che determina il successo di un artista, non è detto che poi sia veramente nella valenza creativa, ma può essere quel tipo di fattore che funziona per il mercato televisivo. Cioè, e quindi ecco, si crea questa grande scissione che c'è tra i big che vanno in questo tipo di contesto e poi tutto l'underground che di cui faccio parte anch'io. Però vabbè, è così, insomma, okay, non è un problema, allora, nel senso, non voglio, non è una critica che faccio, attenzione, io ho semplicemente un fatto che, cioè, vanno così le cose e basta. Siamo d'accordissimo con te. Allora, io ti saluto per il momento, no. E ti ringraziamo veramente di essere stato con noi, e durante, certo, certo, le nostre dirette manderemo sicuramente i tuoi brani, e, insomma,